Taglia. Cosa ti devo dire? Che mi chiamo Claudio Fabiani, Claudio Sax Fabiani. Poi cosa ti devo dire? Che suono il flauto e il sax, che suono nelle discoteche, che suono in giro, c'ho i miei gruppettini belli, esagerati, uno più bello dell'altro. Ma poi tagli tutto. La lucina rossa si è accesa, quindi devo parlare. Ti racconto che nacqui giovanissimo all'età di 0 anni. Quando sono uscito facevo. Basta. Poi suonavo gli strumentini per gioco da piccolino, finché poi l'insegnante nella seconda media di musica disse: "Ah, ma questo ragazzo ha veramente delle doti musicali, mandatelo al conservatorio, mandatelo al conservatorio." E così ho fatto e l'ho finito, mi sono diplomato. Dopo svariati anni che mi ero diplomato, sono partito militare. Ma ormai non dovevo più partire militare, ormai ero troppo vecchio, mi hanno rimandato a casa. E ho perso un po' il giro della musica classica, quella che ho studiato e che mi piace e che avrei dovuto fare. Per fortuna ho sempre ascoltato un po' tutti i generi, e quindi mi sono dato al primo gruppo non classico facendo Blues Brothers, soul, country, rock, un po' di tutti i generi. E mi ha fatto bene, mi sono un po' staccato da quello che avevo studiato, dalla lettura dello spartito, ritrovando un po' l'orecchio che avevo quando ero piccolo. E da lì è nata, diciamo, la mia mini carrierina. Personaggi che mi hanno ispirato. Personaggi che mi hanno ispirato, posso dire che non ho delle ispirazioni particolari con dei personaggi, a dei personaggi, ma ho ascoltato tanta musica, ascolto tanta musica, un po' di tutti i generi. Più che un'ispirazione è un insieme di tutta la musica che ascolto. E Dave Matthews Band è la mia band preferita del momento. Io credo di, ascoltando musica di tutti i generi, credo che magari in quello che suono si sentirà un po' di quello, mi leggo col filo del microfono, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quell'altro. E probabilmente si sentiranno tutte queste contaminazioni di tutta quella musica che ascolto io. Probabilmente i miei soli non suonano come quelli di un altro sassofonista o flautista, ma magari possono ricordare più dei fraseggi di chitarra, perché magari ho ascoltato tanti chitarristi, cioè non sto a pensare neanche alle tonalità o a quello che devo fare. L'importante è che suoni in quel genere, cioè se faccio blues devo suonare del blues, non fare del jazz o fare della discoteca, o se suono rock devo suonare rock. Progetti attuali, stiamo pensando di fare un disco da solista proprio, con Daliane Soriani e altre cattive compagnie, no, buone compagnie, grandi amici. Un disco un po', diciamo, alla Kenny G, ma non alla Kenny G. Chi vuole capire, capisca. Stanno per uscire due dischi di due gruppi con cui collaboro e suono. Uno, il più prossimo, diciamo, quello dei Tags, che è già pronto il master finale e il mixaggio. Disco rock progressive, stile, diciamo, PFM, molto molto bello, devo dire.
E poi un altro stra-mega gruppone, Fede gli Infedeli, che abbiamo registrato, sono sotto a fare, sono, loro sono sotto a fare il mixage dei vari pezzi del gruppo, e sarà un altro grande CD da comprare per forza. Chi non lo compra vive 20 anni meno. Incredibile. Comprateli a Tax Europa Minor e Fede gli Infedeli, il titolo non lo so. Questo è un messaggio diretto che sto mandando a Stefano Baldetti e Luis Kay. Attenzione, lavorate al progetto del CD nuovo di Island Groove, mi raccomando. Perché il primo è stato molto bello e io quasi quasi vi consiglio, ma perché non lo rimettiamo fuori, che è un CD stratosferico? Suono in giro via via quando capita col mio triettino Trio Paura, perché fa paura per davvero, e Halloween Madness, che stiamo riuscendo pianino pianino a rimettere su qualche serata, che era tanto che non si suonava insieme, ma è un grande trio. Presto arrivato fuori con i miei amici e compagni di viaggissimi, Luca Londo e Leandro Bartorelli, per suonare con Eddie Jordan e The Rubbers ai vari party della Formula 1. Con Fede gli Infedeli, stavo dicendo, e i Tax, suono insieme a Francesco Carmignani, mio carissimo, carissimo fraterno amico, con cui suono anche spesso in discoteca. La formazione si chiama Musical Brothers e suoniamo improvvisando sulla musica house in discoteca insieme. One, two, three, one, two, three. Sono amareggiato che purtroppo ci sono tante formazioni in cui suonavo e adesso magari siamo fermi. Perché magari il locale vuole che tu suoni delle cover come al solito, oppure vai a fare la serata nel locale che fa aperto mentalmente a fare musica originale, e quindi un gruppo che può presentare della musica originale, però gratis. Ora, non che bisogna farci miliardi, però dateci un po' di soddisfazione. Purtroppo ci sono due formazioni che veramente valevano. Uno, un gruppo rock, Gli Strani Elementi, con Nico, Rosco e i ragazzi eccezionali,
e facevamo rock italiano in un'Italia che è cieca e sorda. Quando gli tocchi solo i suoi due beniamini della musica leggera italiana, ci sono solo loro, non vogliono ascoltare altro. Nessuno mai mi toglierà la facoltà di respirare. Nessuno mai si metterà in mezzo del mio, fra i miei pensieri, le mie parole. Aghi di vino mi ubriacheranno, per la libertà del cielo. Ma io seguirò alla fine la mia visione. Tra dire e il fare c'è di mezzo un mare. È fatto solo di sbarro e cemento. La mia punizione è quella di stare da solo dentro a questo tormento. Ma io seguirò la mia visione. E l'altro gruppo molto bello, molto molto, Acquaforte. Acquaforte è un altro gruppo che purtroppo è bloccato lì con delle canzoni veramente belle che ti arrivano al cuore e difficilmente te ne puoi scordare. Il contrasto della musica classica con la musica da discoteca in cui suono sopra. Il contrasto è fortissimo, però nella musica classica, facendo musica classica per tanti anni, poi ti apri a buttare giù delle melodie, praticamente inserisco delle melodie sul pezzo house magari. Tanti pezzi house
hanno praticamente solo un groove. Questo groove, a questo groove manca una melodia e quindi io mi presto a inserirla nel migliore dei modi. Non è semplicissimo suonare nella musica house, devi trovare i punti giusti in maniera giusta. Non puoi suonare, 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 suonare sempre uguale. Ti diverti comunque, dipende da cosa, su cosa, da cosa stai suonando, da cosa, dal pezzo su cui stai suonando. Anche perché stai suonando su un pezzo che è già pronto. Devi trovare il giusto modo di entrarci. Però suonare diverte sempre. Preferito del momento è Dave Matthews Band e da quello non vedo, forse perché è così, infatti era questo, non vedo sbocchi. Allora, Dave Matthews Band è un gruppo che mi dà tante tante emozioni. La musica che mi piace di più in generale, cioè se dovessi scegliere fra mille generi, continua a essere la musica classica. Naturalmente Jethro Tull, tutta la musica rock anni 70, la dance anni 70, la dance anni 80, gruppi anche anni 80, cose che mi prendono bene. Star Wars, un grande amore. Nel 1977 mio padre mi portò a vedere Episodio 4, Una nuova speranza. Guarda che l'omino è più giù, eh. Riprende più giù, abbassa, abbassa, abbassa. Bravo, guarda lì. Tararam. E quel film mi è rimasto nel cuore, sono rimasto malato di Star Wars e continuo a essere malato. A casa ho una stanzina apposta con tutti i gadgets che sono riuscito a trovare e comprare per quello che mi posso permettere. Non ho roba stracostosa, assolutamente. Ma sono contento. Cerco di metterlo da tutte le parti. Il tema di Star Wars, pensate. Ho incontrato e conosciuto diversi personaggi famosi del mondo sia musicale che non. L'aneddoto più simpatico potrebbe essere quello. Senz'altro, sì. Allora. Ho avuto la fortuna, sempre grazie a Luca London, Luca Pacchetti, il mio amico e cantante che abita a Londra, di suonare col tastierista dei Dire Straits. L'aneddoto è praticamente quello: io suono il sax perché, diplomato in flauto, sono andato a lavorare a un concerto dei Dire Straits a Firenze tanti, 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 tanti anni fa. E il giorno dopo ho comprato il sassofono perché sono rimasto colpito dal sassofonista incredibile che mi ha fatto venire i brividi, veramente come dicono la ciccia di gallina. E tra tanti pezzi suonati col sassofono ha fatto un pezzo col flauto. Io ho flauto. Lui flauto sax, io flauto sax. Il giorno dopo ho comprato il sassofono. Gliel'ho raccontato col mio inglese da paura, infatti meno male c'era Luca che mi ha dato una mano. E
gli ha raccontato questa cosa qui, è stata molto simpatica. Ho detto, se suono il sassofono è colpa tua. E lui mi ha risposto... Musica è tutto, ricordatevelo. Se non indovino adesso la sedia, casco in terra, ok? Cosa chiederei al sistema di oggi per la musica? Chiederei di smetterla di fare queste trasmissioni allucinanti dove magari ci partecipano anche dei ragazzi che hanno dei numeri, senza dubbio, ma che purtroppo per il sistema non hanno più personalità. Chiedo al sistema di ricominciare a fare della musica di qualità e non di pensare più di tanto ai soldi nei portafogli o ai conti in banca. Chiedo al sistema di dare più spazio a musica un po' migliore di quella che sta uscendo. Che si ascolti la radio, a volte ti cascano le braccia, vai. Le braccia. Ringrazio tutti quelli che mi conoscono e saluto tutti quelli che mi conoscono. E questa intervista è interminabile. È difficilissimo per me parlare davanti a una telecamera, scusate. È mattina già da un po', alle spalle la città lasciata per cercare la vita. Dietro al vetro penso a chi ho lasciato aspettare laggiù, fra sorrisi pieni di pianto. Cercherò l'aria nuova e cambierò tutta la mia vita. In viaggio cercherò la mia strada e troverò il mio nuovo io. Cane accanto a me, su di un posto vuoto che ha il profumo di chi non ha creduto in me. Le mie mani spingerò verso un'altra verità, fatta solo di sole e colori. In viaggio cercherò l'aria nuova e cambierò tutta la mia vita.
io. Scap, tip, tip, tip.